Il truffatore è un criminale che ha la capacità di riuscire a superare le difese che una persona normale di solito ha e che sono sostanzialmente il modo di ragionare delle persone per bene, che si fidano degli altri e che quando sono avvicinate e qualcuno gli dice che è successo un fatto, tendenzialmente credono che questo fatto sia avvenuto. Tra le truffe più frequenti che registriamo c'è quella dello specchietto e quella dei falsi venditori a domicilio. Quella dello specchietto consiste nel rappresentare un incidente mai avvenuto con richiesta di risarcimento di un danno. Può essere articolato in varie maniere, alle volte per essere più credibili, i truffatori lanciano un oggetto a una vettura in movimento e scelgono le vittime principalmente tra donne o persone anziane che sono alla guida da sole. Una volta che l'oggetto ha colpito il veicolo e quindi si sente il botto, queste persone raggiungono l'auto, la fermano e sostengono di essere state colpite da una manovra. Facciamo un casco con l'assicurazione, dacci 50 euro, la schiantiamo che noi dobbiamo andare via, dai, forza. Io non so. Un po', vieni. Non so. Dai, abbiamo fretta, dobbiamo Magari andare con via. una pressione, minacciando l'intervento della polizia che poi ritirerà patenti, cose di questo genere, si riescono a far consegnare soldi in contanti per pagare danni inesistenti. Dai. Il consiglio utile è questo: mai dare soldi per strada a sconosciuti. Se effettivamente abbiamo avuto un incidente e non ce ne siamo accorti, chiamiamo la polizia. Se la persona ha avuto un incidente con noi, non avrà problemi ad aspettare. Se invece si tratta di un truffatore, scapperà a gambe levate. Chiamiamo sempre la polizia. Adesso lo chiamo, grazie. Ci rivediamo. Ah, visto che forse non era proprio così. Sì, va bene. I venditori porta a porta esistono, sono sempre esistiti, sono legittimi. Tra questi però si possono infiltrare falsi venditori porta a porta che, con la scusa di venderci un contratto o un articolo, si intrufolano in casa nostra e compiono furto oppure studiano i luoghi per poi compiere furti successivamente. Com'è possibile distinguere un venditore vero da quello falso? È molto difficile. In caso di dubbi, chiamate la polizia, controlleremo e nel caso in cui sia un venditore vero, non avrà difficoltà ad aspettarci. Controllo se potete favorire i documenti. Ti do due nominativi se mi fai un controllo e anche un controllo Non sbigrazio. facciamo entrare in casa sconosciuti quando siamo da soli. Quando ci propongono dei contratti, prendiamoci il tempo per poterli verificare, analizzare, controllare. Non firmiamo subito, prendiamoci qualche giorno di tempo. Se è una vendita vera, il venditore non avrà problemi ad aspettare la nostra decisione. Ricordiamoci anche che quando sottoscriviamo dei contratti abbiamo 14 giorni di tempo per recedere dagli stessi.